Tanto bentornato, ben ritornato. Noi più volte ci siamo domandati, no? Per un eventuale ritorno sarebbe un po' una cosa nuova, perché con che mi trovo una squadra abbastanza diversa da quella che ha trovato inizio stagione, e proprio per questo sapere, insomma, il clima, ma soprattutto anche negli uomini, qual è stata la sensazione, qual è stato il primo impatto, i primi allenamenti, i primi contatti. Allora, sicuramente quando c'è un ritorno, perché si sta parlando di ritorno, si parla sempre di qualcosa di nuovo, e come mi sento diverso anche io, indipendentemente da tutto, perché per me è stata un inizio di stagione in un certo tipo, poi c'è stato un momento di riflessione dove ho valutato tante cose, dove al di là del mio ritorno adesso, comunque l'esperienza iniziale mi ha dato tanto e mi ha fatto anche, penso, cambiare, non so se meglio o peggio, ma in maniera diversa. La squadra, sicuramente ci sono tanti elementi che non conosco personalmente, l'ho seguiti in queste partite, ma per me è stimolante cercare di, per me è un'esperienza diversa, voglio che sia diversa. E è stimolante riuscire a conoscere i vecchi, tra virgolette, che già conoscevo, riuscire a conoscere i nuovi e trovare il modo di avere più soddisfazioni possibili senza stare a promettersi niente, perché siamo qui a lavorare. Io ho trovato un ambiente che ha voglia, e parlo dei ragazzi e dei dirigenti che mi sono vicino, che ha voglia di far meglio possibile. Noi bisogna ragionare una partita alla volta, e adesso il nostro obiettivo è domani cercare di fare il massimo. Poi tireremo le somme e ci rimetteremo in riga per tirare fuori il massimo da quella successiva. Sicuramente è stata una settimana particolare anche per me, sotto tutti i punti di vista, dove un allenatore che subentra sempre poco tempo, però abbiamo cercato di darci un'idea per trovare delle certezze. Bisogna trovarle il prima possibile, e il mio obiettivo di domani è fare il massimo, ma uscire con delle certezze. Questo ci siamo detti con la squadra. Sì, buongiorno mister, bentornato. Trovo una squadra completamente diversa, appunto, rispetto a quella di inizio stagione. Immagino comunque l'abbia seguita anche dall'esterno. Potenzialmente trovo una squadra migliore rispetto a quella di inizio anno, che ha più potenzialità magari inespresse che da set fatte. No, le voglio toccare dal vivo per darti una valutazione del genere. La squadra di prima, la voglio chiamare così, almeno ci capiamo, aveva delle caratteristiche. Adesso ci sono delle caratteristiche diverse, ma il potenziale c'era prima e c'è adesso. Sicuramente sta a noi parlo di tutti, a me in primis, cercare di tirarli fuori il meglio, perché tirando fuori il meglio da ognuno di essi individualmente, poi tiri fuori il meglio dalla squadra, e quello farà sì che possano arrivare dei risultati che ci diano delle soddisfazioni, ma ripeto, sempre guardandole una alla volta. Darti una risposta precisa non ce l'ho, io sono contento di quello che ho e li voglio tirare fuori il meglio, senza stare troppo a fare troppe riflessioni. Signor Brecchini, Dario Bruno. Sì, ciao, bentornato anche da parte mia. Senti, prima hai parlato di esperienza, no? Che si è fatto dell'esperienza con tutta questa realtà contingente che hai vissuto in questo periodo, quindi questa esperienza che cosa ti ha dettato, tra virgolette, di nuovo per migliorare? E due, dovrai un po', diciamo, soprattutto la partita di domani, come dire, far convivere le tue idee di calcio con quelle del tuo predecessore, che bene o male ha giocato quasi un intero girone. Quindi questa partita di domani come andare ad affrontare? Allora, le esperienze servono, insomma, per crescere, per migliorare, per fare delle valutazioni. Io dico solo che sono tornato a Livorno e sono contento. Ci speravo, sì, ma non perché mi sono illuso e perché pensavo di meritare il ritorno a Livorno, ma perché in questi mesi ho avuto, sfruttando la regola del 30 di novembre, essendo stato esonerato prima del 30 novembre, potevo andare in un altro girone o in un'altra categoria. Ho avuto delle possibilità, però non le ho volute prendere in considerazione, ma non per un motivo particolare, ma senza girarsi intorno. E se c'era nella mia testa una possibilità di ridiventare, di essere, usando il verbo adatto, l'allenatore del Livorno,
anche solo per una partita lo volevo sfruttare fino in fondo. È successo, per fortuna mia, perché siamo a parlarci chiaro, probabilmente perché c'è stato delle dinamiche che sono andate in una certa maniera, perciò io ora voglio solo concentrarmi e sfruttare questi due mesi, io, con chi mi avvicino, con la squadra e tutti insieme, perché voglio che questi due mesi, in questi due mesi metterò l'impegno massimo, perché devono essere due mesi che nella testa, nel sentimento, nell'emozione che ho addosso, devono essere significative e mi potrebbero anche, che lo so, cambiare la vita, perciò sono più carico di prima, più voglioso di prima, non perché prima non lo fossi, ma perché non ci voglio dormire la notte, perché non vedo l'ora di giocare domani, non vedo l'ora di fare il prossimo allenamento, non vedo l'ora di buttarci tutto dentro. E così devono essere i miei giocatori, io devo riuscire a trovare gli elementi giusti, perché voglio trovare delle certezze e voglio andare a dritto per poi fare le valutazioni da qui a fine di queste 7 partite, cercando di farne qualcuno in più. Buongiorno, giornalino. Ciao, buongiorno. Ciao. Naturalmente bentornato. Grazie. Oggi sei autore di un record, perché nella stessa stagione fare 1-2-3 è tanta roba, ma al di là di questo, hai, in un certo senso hai già risposto che ci speravi, ma questo vuol dire che te comunque pensi di giocarti una carta importante in questo Livorno? Certo, mi è capitata questa possibilità. Ripeto, quanto ho davanti a me? Due mesi bisogna resettare, io per me stesso, non ai vostri occhi, e la squadra per loro e tutti insieme. In questi due mesi noi dobbiamo cercare di sorprendere prima cosa noi e poi anche cercare di farlo per un ambiente, no? Per i tifosi, per tutto l'ambiente Livorno, cercare di dare il massimo e dargli delle soddisfazioni che fino ad ora probabilmente sono arrivate meno di quello che uno si aspettava. Perciò a me non mi interessa e non lo devo, anche perché porto grande rispetto al mio predecessore, mi fa un po' ridere, nel senso, al mister che c'è stato fino adesso, perciò devo prendere ciò che di buono lui ha portato, e questa settimana è stato così, lo sarà anche in futuro, cercare di adattarlo poi a quello che sono le mie idee, che viene dalla mia festa, per cercare di trasformarlo tramite i ragazzi, dandogli quell'idea, quel coraggio, quella forza che li possa far esprimere al meglio contro un avversario, perché ricordiamoci, c'è sempre un avversario, per avere la meglio di domenica a domenica. Questa deve essere la nostra mentalità, senza stare a fare, non c'è da fare calcoli, siamo qui per andare, c'è da tirare l'acceleratore, da pigiarlo fino in fondo, da qui per questi due mesi, cercando di essere più contenti noi e di conseguenza poi tutto l'ambiente. Ciao mister, buongiorno, bentornato. Io le chiedo invece quanto ci sarà però delle due esperienze precedenti in questo terzo atto, perché comunque è particolare, come diceva il mio collega, no? Tre episodi nella sua stagione, anche sotto questo punto di vista lei come si sente? Sente più in gioco rispetto alle altre volte o, non so, le emozioni, ecco? Ripeto, la mia emozione ora è quella di entusiasmo, di contentezza, e quello voglio anche di farlo percepire ai ragazzi, perché è un sentimento comunque positivo che ti fa dare, che ti tira fuori dell'energia. Poi che sia il terzo atto, io l'avrei potuto un secondo atto più che un terzo. Mi sento sotto esame? Ma sì, sicuramente, ma il primo per cui sono sotto esame sarò sempre me stesso, sono io il primo critico verso di me, perciò io ribadisco, facendo esperienza delle mie esperienze passate, e tra le mie esperienze passate c'è anche Livorno, sono stati mesi dove ho visto tante partite, tanti allenamenti, ho studiato, perché bisogna anche studiare tante cose, e cercherò di essere un allenatore migliore per la mia squadra e per Livorno, questo è il mio obiettivo. Andiamo al giro con Gian. Domenica è stata una giornata bellissima dal punto di vista del pubblico, tante persone allo stadio, ma c'è veramente il pubblico delle grandi occasioni. Che cosa ti senti di dire, insomma, a questi tifosi che comunque stanno accompagnando la squadra in questo campionato strano, diciamo così, 7 partite, al di là di promettere un obiettivo più o meno raggiungibile, insomma, la piazza sotto la cenere c'è tanta voglia di... Si percepisce e... Se ne posso permettere, non parlo dei tifosi di Livorno, dei livornesi, però al di là del risultato dell'annata, l'ho fatto vedere domenica, l'entusiasmo non mancherà mai, e
il nostro obiettivo deve essere quello di riaccendergli, no? La voglia di emozionarsi una partita, di essere orgogliosi della maglia, delle cose semplici. Noi dobbiamo, non parlo di impegno perché quello lo do per scontato, dare il massimo e farli ed avere delle soddisfazioni anche per loro, oltre che per noi stessi. Io domenica ero allo stadio e la prima volta tornavo a Livorno perché mi ci ha forzato un mio amico, non perché non ci volessi tornare, però anch'io ho visto la partita emozionandomi perché c'era tanto pubblico. Però è stata, insomma, ho provato, ero un po' a disagio perché non mi sentivo a proprio agio a venire allo stadio quest'anno e infatti non l'ho mai fatto per vedere il Livorno. Però domenica, insomma, sicuramente non sono venuto allo stadio perché c'era stato, se questo è il pensiero di qualcuno, qualsiasi tipo di accenno, assolutamente sono venuto a vedere il Livorno, sono venuto a vedere una partita, una cornice di pubblico. E il destino ha voluto che ho visto anche dal vivo delle caratteristiche che sicuramente mi tornano utili in questo momento. Da chi? Senti, domani c'è l'Ostia Mare, hai qualche problema di formazione considerando il discorso degli infortunati che purtroppo insieme agli squalificati sono aggiunti in settimana, come pensi di affrontarla e soprattutto come hai lavorato dal punto di vista degli allenamenti, vedi la difesa che negli ultimi tempi tre calci d'angolo, tre gol fotocopie presi. Sì, l'ho visti, ci abbiamo lavorato, sicuramente non gliela voglio far diventare una psicosi e abbiamo resettato. Dobbiamo essere pronti se vogliamo cambiare un qualcosa e trovare energie giuste, resettare e ripartire tirando una linea, no? Perché quando c'è un cambio allenatore diventano opportunità nuove, sia per l'allenatore sia per la curiosità che si può formare intorno alla squadra, ma anche per i giocatori stessi, uno per uno, no? Sicuramente si resetta tutto e li metto ora più che mai tutti sullo stesso piano perché voglio vedere chi ha più voglia, chi ha più voglia di dimostrare, chi ha più fame, e quelli devono andare in campo, senza sì e senza ma. Non mai ho guardato in faccia a nessuno, ora a maggior ragione. Logicamente c'è il problema della carta d'identità e delle quote dove conta e speravo che la prima settimana di rientro fosse un pochino più agevole perché ho la lista degli indisponibili, ci sono tante cose da valutare, arrivo alla partita con dei dubbi, con un'idea ma con dei dubbi perché un po' di complicazioni ci sono, però non è più tempo e non fa parte della mia mentalità star lì a lamentarsi nulla, adesso c'è da andare avanti, ho comunque i giocatori giusti, il numero disponibili, c'è da fare sicuramente delle valutazioni e farò le scelte che reputo più opportune per la partita di domani. Poi stiamo a vedere una partita alla volta, anche se l'idea è quella poi di tenerli tutti in considerazione ma iniziare a trovare un'idea un po' più definita. Sì, logicamente poi gli infortuni iniziano a darci una mano, parlo per me perché questa settimana ne sono successi un po' troppi, però troveremo le soluzioni. Giacoboni? Sì, e gli infortuni sono causati da quel campo maledetto che tanto rovina tutto e rovina qualsiasi volontà. Ma su questa base ti sei già fatto un'idea ben precisa di quello che vuoi dai tuoi ragazzi, visto che sono stato presente quando sei ritornato e ho visto il primo allenamento, insomma mi sei sembrato particolarmente motivato, li spronavi, li chiamavi come se tu li conoscessi da sempre. Ma quello che sono motivato e li voglio spronare sicuramente non mi deve mai mancare, il giorno mi mancherà, non proverò più a fare quello che voglio provare a fare adesso. Che li conosca da sempre, li ho seguiti, poi insomma, fa parte di quello che voglio fare, star lì a fare ricerca, star lì, come ho detto prima all'inizio, non ci voglio dormire la notte per guardare i video, per conoscerli, per parlare con loro, per capire come si chiamano di nome, di soprannome, da dove vengono e qual è la loro storia. Oggi ho anche la fortuna di fare 4 ore di viaggio dove mi permetterà di parlare anche un pochino perché li devo conoscere. Noi dobbiamo creare un'empatia tra di noi. Quando riusciamo a creare questa empatia, poi sicuramente l'empatia si può sviluppare anche all'esterno e quello è quello che ci interessa perché sicuramente è difficile, ma ricreare anche, riportare allo stadio anche una persona in più, quelle che ci sono domenica, per noi deve essere quello l'obiettivo e quello verrà di conseguenza a quello che riusciremo a dimostrare. Però, nel senso, le idee chiare ce l'ho,
ho voglia anche un minimo di sperimentare perché li sto conoscendo, ho fatto degli allenamenti dove li ho ruotati tanto perché fa parte della prima conoscenza. Domani faremo delle scelte, però ci sarà sempre spazio anche per gli altri. Poi, detto, l'idea mia è il prima possibile arrivare a una caratterizzazione ben definita, sempre rimanendo tra squalificati e infortuni. Però sì, non vedo l'ora, ha detto, domani di vedere che cosa viene fuori e ripeto, domani dobbiamo pensare a domani. L'ultima Manzillo. Sì, io facevo un passo indietro, il suo sonno era arrivato a fine novembre, lì a poco, poi la squadra è stata svuotata per gennaio. Evidentemente la stessa società riteneva quello organico non all'altezza di quelli che erano gli obiettivi iniziali. Ecco, lei non si sente pari di aver pagato un po' lei per tutti, se c'erano delle difficoltà, evidentemente non erano solamente colpa della guida tecnica. Ma queste sono valutazioni che giustamente fate voi, la società ha fatto delle valutazioni col allenatore che c'era rispetto a quello che aveva visto, perché è venuto in quel momento, no? Ma ripeto, non voglio perdere energia a pensare quello che è stato, quello che non è stato, i perché, per come. Io adesso voglio andare dritto, voglio godermi e giocarmi questa possibilità del mese e tirarci fuori il massimo. Non voglio perdere energie pensando ai perché, per come. Con i dirigenti sono vicino, perché comunque ho sempre avuto buoni rapporti e ho visto anche in loro fin da subito la voglia di dimostrare qualcosa questi due mesi, perciò dobbiamo tutti fare squadra, perché c'è sempre un obiettivo da raggiungere, parliamoci chiaro, e l'obiettivo per me è domenica dopo domenica, è comunque un obiettivo, perché non esiste, non lo permetterò a nessuno che si molli anche solo un giorno, da qui alla fine devono dare il massimo, devo dare più di loro di conseguenza, perché quello deve essere il nostro stimolo, ma non mancheranno assolutamente, ripeto, non dico nemmeno dobbiamo farlo per l'ambiente, per i tifosi, dobbiamo farlo punto, perché è giusto così, perché questi due mesi, ribadisco, devono essere due mesi che devono nella testa di ognuno pensare che ci possono cambiare qualcosa per il futuro, e noi dobbiamo riuscire a farlo. Grazie a tutti, a domani.